Ciao Pine, bentornate sul mio canale. Oggi voglio parlarvi un po' delle ultime letture, ascolti che ho fatto su Audible. Mi sono iscritta diversi mesi fa ad Audible, mi sono sempre trovata benissimo, infatti continuo a rinnovare l'abbonamento a 9,99 euro se non sbaglio al mese, ma mi sta salvando, soprattutto adesso comunque con il bimbo, l'allattamento, lo svezzamento, star dietro a tante cose. E se non avessi Audible leggerei veramente, veramente molto poco. L'ultimo è stato La Luna e i Falò di Pavese. Continuo a dire di Palese. Sapete che c'è i Falò, c'è la L. Scusate, sono arrivata da una mattinata a scuola con i bambini di terza. L'ascolto di La Luna e i Falò mi è piaciuto molto. Io avevo iniziato il libro in ebook. Perché lo stavo leggendo con il gruppo di lettura che abbiamo su Instagram. Io leggo in Audi. Se volete vi metto comunque qua sotto il link del gruppo della ragazza di Teresa che ha organizzato questo gruppo e quindi dovete chiedere a lei se volete entrare. Mi trovo molto bene, ogni mese si legge un libro diverso. A gennaio avevamo La Luna e i Falò e quindi ho iniziato in ebook e poi sono arrivata su Audible. Mi sono trovata molto bene con la voce narrante, io lo chiamo narrante, non penso che sia neanche corretto, però il lettore, il narratore. Mi sono trovata molto bene. La scrittura di Pavese per me è stato il primo libro suo che ho letto. Mi è piaciuto moltissimo. È stato un libro molto malinconico. È la storia di Anguilla, di lui si sa solo questo soprannome, non sappiamo il suo vero nome. Un uomo che dopo anni che ha vissuto all'estero torna in Italia, torna qui in Piemonte, nelle mie zone, in sostanza non proprio vicino, però tra le colline, le valli, le vigne. E cerca disperatamente il ragazzo che era stato, il bambino che era stato tra quegli ambienti. Pavese poi usava delle descrizioni davano molto l'atmosfera ed erano sempre pregne di questo senso di, diciamo, tristezza, malinconia. In più, questo è stato l'ultimo libro che lui ha scritto prima di morire. Questo forse lo carica ancora di un significato in più. È stata una bellissima lettura, che secondo me può essere apprezzata ancora di più da persone un pochino più in là con gli anni, quindi diciamo sopra i 30-40, perché appunto è tutto basato su questo flashback, questi ricordi di lui da giovane, di lui adesso grande, che cerca i luoghi della sua infanzia, ma non riesce più a trovare la persona che ha lasciato in quei luoghi, non c'è più, lui è diventato un'altra persona e non riesce più a godere come era stato da giovane. E questa è una sensazione che forse si sviluppa più in là negli anni. Poi un'altra lettura che vi consiglio assolutamente è Viva la vita di Pino Cacuccio, mi sembra sia il nome, scusate, controllo, Cacucci, ecco che i nomi sono terribili, come per le date, cioè io non lo so se anche voi siete così, ma io date e nomi, ciao, sono la tipica che sì. Ciao, piacere Maya! Piacere Carlo! 3 secondi e non me lo ricordo già più. Sono troppo impegnata a pensare al mio nome, a dirlo bene. 4 lettere è dura la cosa. È stata una bellissima lettura. È una breve biografia di Frida Kahlo, scritta come se fosse una sua autobiografia. Nella prima parte è un lungo monologo di lei che appunto racconta della sua vita, dell'incidente, della sua arte, del suo rapporto con Diego. La narratrice che c'è su Audible è veramente perfetta e ha reso il libro ancora forse meglio di quello che sarebbe stato a leggerlo normalmente. L'unico avvertimento, ecco, che vi posso dare è, potete ascoltarlo, è anche molto breve, dura credo 1 ora e mezza l'ascolto, però. Non ascoltatelo se non sapete nulla della vita di Frida, perché è molto condensato. Le parole che vengono scritte sono prese a volte pari pari dalle sue lettere. È molto veloce il percorso, l'excursus sulla sua vita. Quindi, per qualcuno potrebbe anche risultare un po' confusionario, ecco. Quindi, se vi va, magari prima cercate di leggere una biografia di Frida. Io adesso, mannaggia, non ce l'ho qui. Oh sì, ce l'ho. Eccola qua in fondo. Io ho letto questa, che è di Rauda Jamis, Frida Kahlo, La donna e l'artista selvaggia, visionaria e seducente. E io l'ho letta, mi è piaciuta molto questa biografia, però so che ce ne sono tantissime adesso, quindi
Credo che più o meno qualsiasi vada bene. Io, a me questo è piaciuto molto. L'altro libro che ho finito di ascoltare, allora ce ne sono ancora due. Uno è La Metamorfosi di Kafka. Molto breve perché poi è anche un racconto. In una parola, angosciante. L'idea di quest'uomo che si sveglia la mattina trasformato in uno scarafaggio, in un essere ripugnante. E in più, il fatto che lui, nonostante si svegli con sotto forma di questo essere e pensa, come faccio ad andare a lavorare? Come lo dico ai miei genitori? Adesso però mi devo alzare, aspetta però, siamo calmi, adesso mi alzo, cerco di muovere queste zampette e vado verso la porta. Cioè, c'è questo continuo scontrarsi dell'assurdità di questa trasformazione immotivata. Assolutamente immotivato perché non c'è un motivo, non ce lo spiega, non ci dice nulla di questo. E dall'altra parte il continuo fronteggiare una vita normale. È una lettura, secondo me, comunque da fare. È molto particolare ed è molto famoso La Metamorfosi di Kafka. Quindi ero proprio curiosa, sapevo già la trama, ma volevo affrontarla veramente. E veramente mi ha dato una sensazione quasi di nausea. È particolare, ecco, non è un libro che consiglierei a tutti. Però mi ha lasciato tanto. Ecco, cioè, secondo me, quando un libro, un romanzo, in questo caso un racconto, ti lascia una sensazione, anche se forte, come quella della Metamorfosi, comunque funziona. È un gran testo, è un gran romanzo, una grande opera. Se avete altri racconti o romanzi di Kafka da consigliarmi, ecco, se me lo lasciate nei commenti mi farebbe molto piacere. L'ultimo ascolto, è stato proprio l'ultimo in ordine di tempo che ho fatto in questi giorni, è stato Leonardo di Massimo Polidoro. È una biografia appunto su Leonardo da Vinci, scritta come se fosse una biografia raccolta e realizzata da uno dei suoi aiutanti del tempo. Molto interessante, ovviamente, se vi interessa magari l'arte o comunque studiare personaggi famosi, personaggi storici. In alcuni punti forse è più dettagliata di quello che a me serve e interessa, però mi ha reso molto bene l'idea di questo personaggio, questo genio, che probabilmente forse mai è stato eguagliato nella storia dell'umanità, che ha creato di tutto, ha studiato di tutto, ha realizzato di tutto, ha progettato di tutto. Incredibile, sapevo già molte cose della vita di Leonardo, ma andare più nello specifico è stato illuminante. Come è reso nel libro, secondo me è un ritratto molto onesto, fa capire molte cose di lui. Nonostante comunque ci sia il disclaimer iniziale dell'autore, che ci sono rimaste pochissime testimonianze di lui. Lui di se stesso, Leonardo, non ha mai scritto nulla o non ci è mai arrivato nulla di lui, della sua vita. E il lavoro che ha fatto l'autore, dice, è stato un lavoro anche proprio storico. Lui ha raccolto tutte le fonti storiche, quindi non è un romanzo inventato, no, lui ha preso le testimonianze, tutte storiche che ci sono arrivate, le ha messe insieme per cercare di dare un quadro al massimo completo della vita del grande genio. Secondo me può interessare molte persone, appunto perché Leonardo ha detto e fatto di tutto in tantissimi ambiti della conoscenza, dall'arte alla scienza, all'ingegneria. Quindi ve lo consiglio appunto sia se siete appassionati di arte, ma anche se volete scoprire qualcosa di più di un artista di questo genio, un genio di questo calibro. Queste sono state le ultime letture, non so ancora con cosa proseguire, sono indecisa, però vorrei prendere un po' la strada su Audible di biografie storiche, di personaggi storici e di artisti. Sono curiosa, adesso vado un po' a spulciare. Se avete qualche titolo interessante, magari poi lo vado a cercare su Audible. Fatemi sapere se anche voi usate Audible o Storytel, se vi piacciono gli audiolibri, perché non volete neanche provare ad ascoltarli, se avete dei titoli da consigliarmi, leggo tutto e mi fa un sacco piacere. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!